democrazia vive se c'è un buon livello di cultura diffusa. Noi andiamo a votare, ma quanti di noi hanno la possibilità di ragionare su quello che si accingono a fare? Professor De Mauro, di quante parole è formata la lingua comune degli italiani? Se ci riferiamo al nostro parlare e scrivere comune, noi adoperiamo per il 90% di quello che diciamo e scriviamo e leggiamo circa 2000 parole con enorme frequenza, quelle parole che definiscono in italiano come in altre lingue il vocabolario fondamentale di una lingua. A queste 2000 si aggiungono altre 3000 parole circa che adoperiamo abbastanza spesso e che coprono il resto del, non tutto il 10%, ma l'8% restante. Poi c'è ancora un 2% in cui entrano, una volta ogni tanto, sia le parole del più comuni, del vocabolario comune che conosciamo indipendentemente dal mestiere che facciamo, se abbiamo un buon livello di istruzione, sia le centinaia di migliaia di parole dei vocabolari specialistici o puramente locali, puramente municipali, che anche spesso adoperiamo, spesso con questa bassissima frequenza. Quindi è difficile dare una risposta secca alla sua domanda, bisogna un po' articolare la risposta. Però la gran parte di noi ha in uso quante parole? È una domanda difficile, bisogna distinguere di nuovo tra uso produttivo e uso nella comprensione, nella ricezione. Se ci riferiamo alla ricezione, si oscilla mediamente, in età adulta naturalmente, si oscilla tra il possesso, tra l'uso, la possibilità, nella comprensione, tra il possesso di 20-25 mila parole a livelli più bassi di istruzione un ragazzo entrando all'università e nei primi anni di università arriva nelle varie facoltà a saper conoscere il significato, riconoscere il significato di 25-30 mila parole, uscendo dall'università ha fatto un gran salto in avanti e arriva a riconoscere il significato di 60-65 mila parole se esce dalle facoltà più deteriorate di scienza delle comunicazioni, senza offesa per nessuno, mentre da altre facoltà più robuste arriva a possedere dalle 75 alle 80 mila parole da capire. E persone molto colte non vanno molto al di là di questo, arrivano a 85.000 parole. Anche i lessicografi non si deve credere che sappiano tutte le parole del dizionario che fanno, perché poi se, per loro fortuna la memoria è selettiva, le dimenticano. E quindi al massimo conosciamo il senso di saper riconoscere in un testo con il loro significato giusto 85.000 parole, siamo coltissimi. Quante ne usiamo? Molte di meno. Molte di meno. Dante scrive la Divina Commedia usando 7.000 parole, ma certo ne sapeva molte di più. E Manzoni scrive I Promessi Sposi adoperando 10.000 parole, ma certo ne sapeva molte di più. Lo vediamo da altri scritti, dagli scritti minori, dalle lettere, cioè innumerevoli parole che conosceva, ma non usava produttivamente. Quindi nella produzione in realtà usiamo un numero molto più limitato, anche una persona di grande cultura, anche un chiacchierone come me, non usa tutte le, supponendo che io sappia come le altre persone di buona cultura, e avendo fatto dizionari, intorno alle 85.000 parole, forse qualcuno in più, ma poche,
non è che mi guardo bene dall'usarle. So che esistono, ne conosco il significato, ma non le uso mai. Ecco, lei è uno dei pochi intellettuali che pubblicamente ricorda il problema dell'analfabetismo di ritorno. Quali dati abbiamo sulla cultura degli italiani? Lo ha già detto. Abbiamo questo grande, cioè gli stili di vita che ci attendono oramai da 40-50 anni, quando usciamo dalla scuola, chi di noi esce dalla scuola, anche con livelli alti, dalla scuola e dell'università, gli stili di vita non sono fatti per permetterci di conservare, anche di migliorare, le competenze che abbiamo acquisito in materia di lettura, scrittura, comprensione, conoscenza storica, conoscenza scientifica, e ci dimentichiamo molto di quello che un giorno sapemmo. Cioè c'è un processo proprio di declino delle competenze e di dealfabetizzazione che raggiunge punte molto gravi. Nelle fasce più dealfabetizzate della popolazione c'è addirittura il 12% dei laureati. Il 12% dei laureati si colloca in quegli strati di popolazione che hanno difficoltà a leggere, qui non ci sono scritte grandi, ma insomma a leggere una grande scritta capendo che cosa vuol dire. E questo è un problema molto grave. Un problema che affiora in tutti i paesi di tipo industrial consumistico, ma affiora, nel senso che persone che perdono competenze dopo aver raggiunto alti livelli scolastici, ci sono un po' dappertutto, ci sono percentuali del 10, 15, 18, 20% negli Stati Uniti, in Norvegia, in Gran Bretagna, in Francia, non l'80% che abbiamo, il 79,8% che abbiamo in Italia. E questo oramai lo sappiamo purtroppo con sicurezza, perché abbiamo due belle indagini comparative internazionali di tipo osservativo, cioè fatte vedendo le persone che cosa sanno effettivamente fare. Quindi non sono più congetture. Su vasti campioni delle popolazioni di diversi paesi sono state fatte queste indagini, ahimè questi sono i risultati italiani. Che cosa influisce su questa tendenza? La scuola, la pubblicità, i media? No, la scuola il suo lavoro lo fa finché uno ha 18 anni, più o meno bene, non benissimo, perché ha a che fare con ragazze e ragazzi che vengono da quelle fasce di popolazione nelle cui case non entra mai un libro, mai un giornale. Questo è un dato che abbiamo anche dall'Istat, molto preciso. Soltanto il 20%, 21% delle famiglie italiane ha in casa più di 50 libri. Cioè ha dei libri in casa. Gli altri che cosa c'hanno? Se ce l'hanno, c'hanno l'elenco telefonico, la guida turistica del posto e insomma il ricettario della nonna, eccetera.